Interessante ed importante iniziativa della CIA veneziana, Confederazione Italiana Agricoltori, per quanto riguarda la verifica dello stato di salute della PAC, politica agricola comunitaria. Siamo in una fase di travasso, tante cose stanno cambiando, è bene che gli agricoltori si sappiano comportare per quello che possono o non possono fare e investire. Per avere una serie di argomenti su questo tema, abbiamo con noi il piacere di incontrare Giuseppe Alagia, responsabile dell'ufficio CIA di Bruxelles. Dunque, semplicemente, che cosa hai da dire, non soltanto a loro, ma a quelli poi che ci vedranno in TV? Allora, noi come Confederazione Italiana Agricoltori ci stiamo preparando alle nuove sfide, alle nuove tappe che l'agricoltura dovrà vivere da qui al futuro. La Comunità Europea si appresta a varare una nuova riforma che è una verifica dello stato di salute della politica agricola comune e quindi vorrà mettere, diciamo, a punto una serie di meccanismi. Noi vogliamo dare ai nostri agricoltori, ma a tutti gli agricoltori, gli strumenti per potersi adattare il prima possibile, perché sappiamo che soltanto se gli agricoltori capiscono perfettamente quali sono questi meccanismi potranno migliorare la loro condizione economica. Per questo contributo naturalmente che sarà di utilità per i nostri ascoltatori, passiamo un attimo adesso a Pasquale Compagnin, che è il vicepresidente veneziano della CIA. Dunque, abbiamo sentito dal vostro corrispondente o comunque dal vostro rappresentante CIA a Bruxelles alcuni passaggi che ci sono in vista sui diversi versanti. Per quanto riguarda la base, però, che cosa si teme? Perché pare che ci siano, non so, migliori finanziamenti, più carte da fare o quant'altro. Certo. Allora, questo della revisione di medio termine della PAC, chiamato anche stato di salute della PAC, ricordo che la grande riforma è partita nell'anno 2004 e poi, come dire, questa riforma è prevista fino all'anno 2013. In questo momento la Commissione sta rivedendo e studiando se l'assetto, le regole che ci siamo dati alcuni anni fa sono ancora valide da qua al 2013. La Commissione sta intervenendo su alcuni punti che inevitabilmente devono essere presi in mano, ad esempio il problema dei cambiamenti climatici, dell'energia, quindi dotarsi di strumenti nuovi a fronte di eventi nuovi che sono intercorsi, diciamo, nell'economia agricola. All'interno di questo ci sono altri capitoli, per esempio le quote latte. Si vuole andare al superamento delle quote latte perché nel giro di pochissimi anni lo scenario è cambiato. Oggi c'è carenza di latte sui mercati internazionali, sono cresciuti i consumi in India e in Cina e quindi occorre andare ad una liberalizzazione delle produzioni, aumentando da subito, e l'aumento è già in atto, per esempio il quantitativo a disposizione dei singoli produttori. E ancora la revisione prevede un maggiore trasferimento di risorse da quelli che sono i pagamenti diretti alle aziende agricole, la famosa domanda unica, gli aiuti sui seminativi, al secondo pilastro, allo sviluppo rurale. Anche su questo noi siamo d'accordo, purché poi le singole nazioni e l'Italia per prima siano in grado davvero di gestire lo sviluppo rurale senza produrre piani elefantieci e gestirli con tutte le difficoltà che anche in queste settimane stiamo riscontrando in Italia e nel nostro regione. Una presenza significativa e fedele da parte dell'assessore provinciale all'agricoltura che dimostra grande interesse nei riguardi del mondo agricolo. Adesso c'è un discorso di cambio della politica agricola comunitaria, bisogna fare in maniera che siano cambiamenti a favore degli agricoltori e che non li mettano nuovamente in difficoltà, vero assessore Scaboro? No, la PAC è stato un risultato estremamente importante. C'è un sondaggio europeo nella quale gli intervistati hanno dichiarato che in qualche modo la PAC ha portato alcune regole indispensabili per l'agricoltura. È chiaro che adesso è tempo di, come dire, di una giusta revisione, che non vuol dire abbandonare gli agricoltori, ma vuol dire pensare al futuro, pensare al 2007, la programmazione del 2007-2013 e poi la programmazione che verrà dopo, perché sotto la competizione di altri paesi anche l'agricoltura veneziana e italiana corre qualche rischio, però se ci teniamo sulla qualità credo che anche la nostra produzione agricola abbia un futuro. Chiudiamo questa serie di interventi con Mario Quaresimin, presidente provinciale CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Mi pare che sia importante nelle conclusioni, no, cui lei ha accennato a fine di questo incontro,
l'esigenza che ci siano più aspetti positivi che negativi nei cambiamenti che avverranno a livello di politica agricola comunitaria, che siano degli strumenti adeguati per fare in maniera che l'agricoltore sia facilitato negli obiettivi di qualità, di rinnovamento e quant'altro. Ma sicuramente la modifica di metà periodo della PAC deve essere l'occasione per proiettare la politica comunitaria che noi vogliamo difendere a tutti i costi verso il futuro, quindi anche oltre il 2013. Iniziare a ragionarne oggi significa interpretare appieno quello che sono le aspettative dei cittadini dell'Unione Europea rispetto anche agli accordi di Lisbona, dove si parla di acqua, di risorsa dell'acqua, si parla di biocarburanti, si parla di biodiversità, si parla di ambiente, di territorio. Quindi una PAC che sia nel tempo programmata e sviluppata su questi grandi temi e grandi settori, quindi un'agricoltura che oltre a produrre sia anche a servizio della collettività. Questi sono gli auspici del Presidente di Agricoltori della CIA, ci uniamo e auguriamo che questo accada, naturalmente a vantaggio dell'agricoltura italiana e veneziana per quanto ci riguarda da vicino. Grazie.